Benvenuti alla mostra Eternamente, ci troviamo a Palazzo Saluzzo all'interno del CAD e presento tre opere dell'artista Andrés López Blasco. Andrés ha studiato architettura presso l'Università Politecnica di Madrid. Nello stesso periodo si appassiona alla pittura e frequenta la Scuola di Belle Arti, dove scopre appunto la sua passione in particolare per la pittura astratta. Le sue opere si distinguono per l'espressività del colore, la distribuzione dei colori è sempre precisa, c'è un'attenzione ai bilanciamenti e al significato che i colori evocano. La sua arte risente inoltre della marcata influenza della psicologia surrealista attribuita al suo insegnante Manuel Viola, membro del gruppo El Paso. Nell'opera che state vedendo al momento, intitolata Passione Ardente, il rosso e il giallo sono i colori caldi della passione che predominano all'interno del dipinto. L'opera è divisa in cinque sezioni compositive diverse, ognuna delle quali esprime diversi stati dell'emozione. La seconda opera che presento invece si chiama Orgasmo Emozionale. L'opera è costituita da colori vivaci che si fondono e si uniscono senza dare origine ad alcuna forma. È completamente assente la linea di contorno e nell'idea del pittore i colori vanno a rappresentare l'unione di due persone. La terza e ultima opera invece si chiama Tempo Connesso. Secondo il pittore, la sensazione immediata di conoscere qualcuno, di riconoscere qualcosa senza averla mai vista prima o di sperimentare un'immediata affinità deriva dal fatto che oggetti o persone sono state precedentemente conosciute in diversi universi paralleli, in diverse linee temporali. Appunto, l'intensità dei colori al centro dell'opera e lo sfumarsi invece lungo i bordi indicherebbe una linea temporale principale intorno alle quali le altre si vanno allontanando e confondendo.